Cantare voglio la valle resistente. Ciao, io sono una studentessa di Roma e studio qua a Torino da poco meno di un anno, ma in realtà sono tanti anni che passo per Torino per recarmi qui in Val di Susa per prendere parte alle iniziative del movimento NoTab. È la prima volta però che mi capita appunto di arrivare così in prossimità del mostro, del cantiere TAB, di cui non so, magari si possono sentire i rumori di sottofondo, i lavori che appunto da come si può vedere all'esterno sembra che siano vadano veloci e vadano avanti, invece comunque noi da qui possiamo garantire che le nostre azioni, le azioni dei NoTab nel tempo stanno riuscendo effettivamente a rallentare i lavori. Se penso a una parola che può sintetizzare la mia esperienza qua ai mulini, è alternativa. Sono settimane che ci organizziamo in maniera semplice, soprattutto noi giovani, per vivere in una maniera che sia appunto alternativa e diversa a quella che viviamo obbligatoriamente nelle città, in cui siamo costretti a un certo tipo di consumo. Qui riusciamo a risparmiare, a non inquinare, a non sprecare, e questo è veramente importante, perché quando ci parlano di ecologia oppure appunto con la green economy, sappiamo perfettamente che coloro che inquinano sono i primi che si riempiono la bocca di fatti che non sono veri, mentre noi da qui veramente stiamo costruendo un modo di vivere alternativo. Quindi l'invito è quello di venire qua, il presidio, stiamo lavorando per far sì che si possa accedere in maniera sempre più sicura a questo posto, e insomma siete tutti benvenuti e benvenute in Val di Susa. Cantare voglio la valle resistente.